Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È passato da poco Halloween e quindi è già tempo di pensare un pochino a cosa fare durante le feste di Natale, magari per avere giusto qualche idea. Questo video perciò fa proprio al caso vostro perché vi parlerò delle 7 città europee che sono da scoprire in inverno perché appunto cambiano rispetto a quello che possono essere durante l'estate. Ce n'è un pochino per tutti i gusti, andiamo a vedere. La prima meta è Venezia, in Italia conosciutissima. D'inverno però cambia un pochino l'atmosfera perché avrete la possibilità di godervi le principali attrazioni della città senza però la folla di turisti che la invade durante i mesi estivi. Insomma, è un'ottima meta per una fuga romantica. Seconda città è Brasov in Romania, spero di averlo pronunciato giusto. È una città medievale che è la porta per la Transilvania ed è assolutamente la meta ideale sia per chi vuole rimanere in città a godersi appunto le attrazioni cittadine, sia per chi vuole, è un appassionato di sci, perché infatti è nella zona dei Carpazi meridionali dove appunto ci sono molte piste da sci anche molto, abbastanza interessanti. Terza meta è Zagabria in Croazia, che viene tra virgolette travolta dallo spirito natalizio. Infatti troverete in città una serie di mercatini appunto a tema Natale, concerti all'aperto e addirittura delle piste di pattinaggio su ghiaccio se volete cimentarvi in questa nuova disciplina. Quarta meta di questo video è Edimburgo in Scozia, che è l'ideale praticamente in qualsiasi stagione, ma la città non è mai così bella come quando è coperta di neve. Insomma, ottima appunto soprattutto l'inverno e anche per dei viaggiatori solitari come posso essere io. Quinta meta è Breslavia in Polonia, che è la quarta città più grande della Polonia appunto, ma è rimasta un po' fuori dai radar dei viaggiatori, soprattutto quelli invernali. È suggerita soprattutto ai giovani perché appunto la sua popolazione è principalmente studentesca e quindi è piena di energia giovanile. Sesta meta e sesta città è Tallinn, la capitale dell'Estonia. Questo perché ospita uno dei migliori mercatini di Natale in Europa e soprattutto potrete ammirare uno dei più antichi alberi di Natale del mondo. Settima destinazione è Bled in Slovenia, magari come tappa potete aggiungerci anche Lubiana. Ma appunto parlando di Bled, c'è ovviamente il suo castello arroccato sulle montagne, sopra appunto il famoso lago, e anche la chiesa dell'isola. Appunto visitare Bled potrebbe essere come entrare in un film della Disney, quindi è abbastanza consigliata come meta soprattutto per le famiglie. E in periodo invernale appunto avrete la possibilità di godervi la città e appunto il lago senza i turisti che la affollano durante l'estate. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile e interessante per organizzare magari una gita fuori porta o una vacanza un pochino più lunga in una di queste città durante il periodo natalizio per l'appunto. Quindi vi chiedo se è stato così o se comunque l'avete apprezzato di lasciarmi un bel like. Se avete qualche meta da consigliare oltre alle 7 che ho dato io, potete lasciarla in un commento qui sotto, magari dicendo anche il perché la consigliate. In descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie avventure in tempo reale. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!